Dopo il Grande Fratello è successo l'impensabile. La finale è stata macchiata da una richiesta spropositata che nessuno avrebbe immaginato. La richiesta che è arrivata dopo la finale del Grande Fratello ha fatto storcere il naso a non poche persone. Nessuno avrebbe creduto che sarebbero arrivati a chiedere tanto. E, bastato che l'indiscrezione si diffondesse per far scoppiare il caos. 10.000 euro è una cifra davvero molto alta e il motivo per cui è stata chiesta ha fatto molto discutere. Cosa sta accadendo? La richiesta della coppia dopo la finale del Grande Fratello fa imbestialire tutti. Terminato il Grande Fratello, gli ex concorrenti hanno iniziato a rilasciare le prime interviste e probabilmente a fare le prime ospitate. Pare che una coppia abbia fatto una richiesta piuttosto esosa che avrebbe fatto storcere il naso a non poche persone. A raccontarlo è stato Amedeo Venza che in una storia Instagram ha scritto: una coppia del GF chiede la modica cifra di 10.000 euro per un'ospitata in discoteca. Peccato che le discoteche ormai puntano solo sui cantanti trapper e DJ famosi. Questa coppia se farà due serate sono pure troppe. Secondo l'esperto di gossip, dunque, non solo la cifra sarebbe esagerata ma la coppia non troverà quasi nessuno disposta a pagarla. Le serate in discoteca un tempo erano una grande remunerazione per i personaggi diventati famosi nei reality o ad esempio a Uomini e Donne. Uno dei pionieri di questo business è stato sicuramente Costantino Vitagliano, che in questo modo, come lui ha sempre raccontato, ha guadagnato tantissimi soldi. Dopo di lui ex tronisti, ex GFini, ex corteggiatori sono stati pagati a peso d'oro per trascorrere pochi minuti in un locale. Ma ora, come Venza ha spiegato, i tempi sarebbero cambiati. Le discoteche preferirebbero i DJ o comunque cantanti trapper, chi quindi si esibisce, non come i personaggi televisivi che arrivano, fanno una serie di saluti con il microfono e poi vanno via. Sarebbe curioso scoprire chi sia la coppia di cui parla Venza. Non è detto che con il tempo non esca fuori. La più in vista del Grande Fratello al momento è quella composta da Mirko e Perla. Lei ha vinto l'ultima edizione e in questo momento, dopo aver ritrovato il suo fidanzato proprio nella casa, sono al centro dell'attenzione del gossip ed è probabile che il lavoro per i prossimi mesi non mancherà loro.